Il paradiso, trame 31 gennaio 1 gradi Ludovica diventa vicepresidentessa del circolo. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni della Fiction Daily di stampo nostrano ideate da Gianandrea Pecorelli. In merito agli episodi che saranno trasmessi martedì 31 gennaio e mercoledì 1 gradi febbraio. Svelano che Vittorio, Alessandro Tersigni, si sfogherà con Roberto, Filippo Scarafia, riguardo allo screzio avuto il giorno prima con Matilde, Chiara Baschetti. Nonostante ci sarà un riavvicinamento tra Alfredo, Gabriele Anagni, e Irene, Francesca Del Fa. Quest'ultima deciderà di non esporsi del tutto con l'aiuto magazziniere. Salvatore, Emanuele Caserio, infine, scoprirà che i buzzetti trovati precedentemente saranno all'interno della borsa di Francesco, Cristian Roberto. Nel frattempo Marco, Moisè Curia, sarà in procinto di intervistare Federico Fellini. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7, riguardo le puntate che andranno in onda il 31 gennaio e l'1 grado febbraio su Rai 1. Anticipano che Matilde spingerà il marito a prodigarsi verso un gesto d'apertura nei confronti del fratello minore. Vittorio, invece, racconterà a Landi dello screzio avuto il giorno precedente con Frigerio. Al bar Bottini, Salvatore troverà dei buzzetti che, poco più tardi, spariranno d'improvviso. Nel frattempo, malgrado ci sarà un timido riavvicinamento tra Irene e Alfredo, l'ex capo commessa non si lascerà andare sino in fondo. Ludovica, Giulia Arena, successivamente, non apprezzerà l'ironia che Ferdinando, Fabio Fulco, farà sulla liaison tra la contessa Adelaide e Marcello. Gemma, Gaia Bavaro, percepirà che Marco sta attraversando un periodo complicato e non è angosciato soltanto per i contrasti col fratello. Le trame della soap opera targata Rai, in merito agli episodi del 31 gennaio e dell'1 grado febbraio. Rivelano che Salvo scorgerà nella borsa di Francesco i buzzetti, così accuserà il figlio di Palma, Valentina Tomada, di averli sottratti. La figlia di Veronica, Valentina Bartolo, intanto, chiederà all'amico Roberto il favore di indagare sui motivi dietro al malumore di Marco. Così il redattore le riferirà che il rampollo di casa di Sant'Erasmo è in ansia per l'intervista che dovrà fare col celebre regista Federico Fellini. Oltre che per i contrasti col fratello. I pettegolezzi sul flirt tra la contessa e Marcello non accenneranno a placarsi. Ludovica, invece, diverrà la nuova vicepresidentessa del circolo.